l'unico elemento forte in mano all'accusa è la denuncia effettuata nell'immediatezza. Effettivamente hanno denunciato 20 minuti dopo i fatti. Poi, secondo me, a parte questo, non c'è tanto altro. C'è anche il tasso alcolemico, però, no? Il tasso alcolemico non è stato molto sviluppato dal pubblico ministero in discussione. Poi vedremo il giudice come lo valuta, questo è indipendente. E cosa è stato valutato dal giudice, secondo me? Non ho idea. Forse la denuncia era avvicinata al fatto? Sì, questo secondo me è l'unico punto. Che cosa ha detto il suo assistito? Niente. Che cosa ha detto comunque quando si titola la sentenza? Niente, non ha aperto bocca. Come valutate voi difensori? Una sentenza severa, mi potevo aspettare anche di peggio in caso di condanna, sinceramente. Ricorrerete in appello? Ovviamente. Soddisfatta della decisione, anche della pena che è stata combinata, ritengo che dato il rito, chiaramente perché abbiamo discusso un abbreviato, io mi ritengo soddisfatta. Ha parlato con lei, con i familiari, mi rendo conto che è difficile. Ancora non ho avuto tempo, sicuramente appena avrà la notizia resterà soddisfatta e soprattutto contenta perché ha vissuto male tutta questa storia, soprattutto perché è stata messa in dubbio appunto la verità di quello che lei appunto ha raccontato. Questo le ha fatto male, è chiaro che insomma questa decisione renderà giustizia a tutto quello che lei ha sempre sostenuto. L'ha sentita oggi durante l'udienza o ieri prima dell'udienza? No, l'ho sentita qualche giorno fa, però non le ho detto che oggi ci sarebbe stata la decisione perché non volevo che vivesse questi momenti con particolare diciamo emozione. Le darò direttamente la notizia della condanna, così spero insomma di renderla felice. Le motivazioni le sapremo, le sapremo. Che cosa ha influito? Io penso che c'era un'evidenza probatoria che non poteva essere messa da parte, perché lì c'era l'altro collega Costa che accusava il camuffo. Infatti dagli atti dell'interrogatorio il Costa aveva dichiarato visto abbassare i pantaloni e lei diceva no, quindi qui siamo al cospetto non solo di un mancato consenso ma di un dissenso che è stato manifestato, quindi insomma mi aspettavo appunto la condanna.